Ladies and gentlemen. All the young people. This is Thomas! Ma belli di casa! Ma belli quelli che sanno cosa! Ma belli quelli che si scrivono al canone! Ma belli pure quelli che fanno come caspita gli pare! Ah, belli miei! Ah, belli di casa! Ah, belli di casa! Come stai? Tutto a posto? Senti, ragazzi, io spero vivamente, profondamente, dal profondo del mio cuore, che sta quarantena finisca presto per voi. A me ancora è lunghissima. La voglio da lunga. Finisca presto. Anche perché non so più che dirvi, non so più che raccontarvi, non so più come farvi compagnia. Quindi allora io vi dico una cosa, da ragazzino mi piaceva fare le imitazioni. Sì, ce l'avevo qualcuno mi veniva bene, però ragazzino. Poi con il crescere mi sono innamorato degli accenti in Italia. Quindi vi proverò a fare qualche accento, però due cose importanti. La prima, non è che sono delle città, proverò a mescolare un po' le regioni. Poi, seconda cosa, se vi ricordate il video di ieri, ho detto volemose bene, quindi io non è che sto offendendo nessuno, sto provando a farvi ridere e vi voglio bene. Dato che la maggior parte di chi mi segue sono romani, romano e burino, non ve lo faccio. Quindi romano, viterbese e ciociaro, voi fate da soli. Ok? Quindi proverò a fare una cosa dal nord, scendendo un po' al sud, poi se niente mi intoppo, non rinizio perché sennò sto fino a dopo domani a fare sto coso. Se Veneto, Veneto ciò che putei, santo Dio, che poi santo, Dio santo, non lo dicono mai, se che è vero, Dio santo. Ma perché è proprio una cosa del dialetto veneto mette quella cosa? Ciò. Poi proviamo ad andare un po' in Piemonte che fanno piemontese, falso ma cortese. Che vuol dire? Come che vuol dire? Che se ti devo fregare, davanti dico che sono bravo, di dietro te lo metto dove non batte il sole. Non è vero, non sono tutti falsi e cortesi. Però questo me lo diceva un mio manager, mi faceva sempre: Giovanni, sei bravissimo, ma ricordati, piemontese è falso ma cortese. Dico, allora, scusa, se mi stai dicendo che sono bravissimo, che vuol dire? Uè, è arrivata la Gigia, figa. Uè, zia, vieni qua. No, dove vai? Presentati, figa. Questa è la Gigia. Siamo, ogni tanto andiamo sui navigli. È vero, Gigi? Figa, ci sono un po' di barboni, ma non ce ne frega niente, è vero? E con niente, Belin, passiamo un poco in Liguria. In Liguria dicono che sono talmente tanto con le braccia corte che Belin, quando si insultano, usano solo una parolaccia e se la scambiano. Stanno lì ore. Belin, vai a sprecare anche le parole. Poi su via, e poi dopo la Toscana, dove si va? E si va, no, scusate, sono in coio, sei rullo, o tu sei rullo, e ti si dice dopo la Liguria e si va in Toscana, che poi la Toscana è fantastica. Vi potrei dire una volta che ho incontrato una ragazza di Livorno, ah, non ve lo posso dire perché ha usato, uè, Nini, già ce l'ho, non lo... E non si può dire il migliore del canale, vero? Ci sono anche i bambini, ciao bambini! E poi il Toscano, il Fiorentino, ci sono tanti tipi, capito? C'è Siena, c'è... Via la torre! Doglio, torre, doglio! Scusate, è venuto fuori la parte quella di... La parte quella che mi viene di Contragaiolo. Su via, a San Martino... Se stai in piedi e so problemi, a me c'è il cavallo scosso. Poi sta freddo, lo sapete un mare mio abruzzese? Ti dico Marco, sto famola rusticini, ma che rusticini si chiamano rustel, fregate, Gigi, sto famola rusticini di gatta? No, quello un po' sempre dicono che...
Maronna mia, come sei pesante, chi sta con i rusticini catte, chi l'altro, tutte cose, ha già pensato una cosa, ha già parlato con chi sa qua, che sta parlando tutte cose, spiegai, marinna che la rille che la, maronna mia, ma che sta facendo, chi sei? Meno male che avevo Maradona, maronna mia, vedi belli te, ora vinciamo tutte cose, stiamo tanto belli. Hanno fatto quello schifo di cose che muore tutti che ci parlano male. Ma vattene scemo, vattene mo. Pugliese, ma te pugliese, che poi c'ha avuto un'amica mia. A me è un'amica mia, di bere, la bere. La grande è bere, perché la sua è la bere. Quando va la bere, poi dopo c'è la fogge. Fuggi da stato in fuggi. Fuggi da stato. Perché tu fuggi da fuggi. Non per fuggi, ma per fuggire. Capito? Per fuggire. E poi andiamo nelle nostre bellissime isole, ragazzi. Che ho avuto la fortuna di vedere quest'anno, scusatemi, l'altro anno, grazie al mio amichetto Piff, Palermo. Minchia, non ne vanno. Che poi, scusate, apro il parente, che poi queste sono calate, sicule e sardegnuole. Non si dice, lo so, questo, scusate. Che poi questi sono calate, non, sono un po' di accenti, perché il loro vero dialetto. Ciao, e chi te capisce? Però, minchia, la Sicilia. Poi dovete sapere che uno dei nostri ottimi chef era siciliano. Roma, tutto facciamo con un bel bicchiere di vino rosso, una bella doccia. Minchia, quando mi vado a Palermo, mi faccio pane e panelle, lo sfinzione, l'arancine. Mamma mia, raga, mi sono fatto una panza quando sono andato in Sicilia con Piff. Insomma, minchia il mallone! Minchia! E poi uno dei miei grandissimi amori, ultimamente sono 2 anni che vado sempre lì, la Sardegna. Che poi questo è proprio solamente un accento, che se parli del Sardo, sarei un'idea sei, un'idea sei, due. Buonasera, salve, come sta? Tutto a posto? E non hai capito, ti ho detto che ti devi levare dei coglioni da qui, Ah, mi credevo che mi stava salutando. Ma io che ti conosco, Sei del continente, Questi del continente vengono qua e si credono di fare come vogliono. Porca miseria, Che siamo qui che parliamo, Riavviamo, scusate, sta cosa. Per farvi capire, per dirvi una cosa. E magari partendo dal nord al sud parliamo una lingua completamente differente. Magari partendo dal Veneto, arrivando alla Sardegna, se prendi due vecchietti che hanno parlato per tutta la loro vita sul loro dialetto, magari non riescono nemmeno a comunicare proprio in maniera propria, in maniera consona. Però, ragazzi, ricordate una cosa. Io ho fatto, che so, 10... Ho provato a fare 10 dialetti. Beh, ricordate che siamo sempre italiani. Anzi, perché noi siamo italiani e all'altri gli piacerebbe. Bella, raga, voglio bene.